Ciao ragazzi, io sono Red e quest'oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di cuffioni, in particolare i cuffioni tattici M32 della Earmore. Cuffie molto interessanti, vedremo anche il modello da poligono M31, ma prima di partire, sigla! Giusto dietro di me, big revelation, troviamo i tre colori principali di Earmore, quelli che sostanzialmente noi preferiamo, e anche il modello da attaccare all'elmetto, ovvero le Earmore 32H. Visto che da lontano non si vede niente, io ve le porterò vicino e parleremo brevemente di questa cuffia e di quali sono le peculiarità di questo particolare modello. Le M32 sono le cuffie pensate per gioco tattico o per allenamenti, sostanzialmente sono le cuffie più utilizzate soprattutto da noi per il soft air. Questo perché hanno tutta una serie di features che adesso andremo ad analizzare. Ovviamente però bisogna tirarla fuori dalla scatola. Queste sono le Earmore M32. Questo è il modello nuovo, ha un sacco di accortezze in più rispetto alle M32 vecchie. Primo tra tutti è che questa parte qui sopra, che va a coprire ovviamente i cavi e gli archetti per potervele mettere in testa, è in velcro e può essere andato a rimuovere, quindi non c'è bisogno di tagliarlo come era per i modelli vecchi, come è ancora in realtà per alcune delle M31 che abbiamo qui. Ve lo faccio vedere dopo. Quindi potete andarlo poi a togliere, ad aprire, in modo tale che quando dovete ovviamente non mettervelo in questa maniera, ma andarvelo a mettere su un elmetto, quindi dovete andare a staccare questi e mettere gli attacchi da elmetto laterali, non avete bisogno di tagliare e sfare giù tutto. Partiamo con le features più importanti. La particolarità delle Earmore, a mio parere, è che per un costo e per un prezzo abbastanza basso offrono una cuffia molto valida tra le cuffie, ovviamente tra i cuffioni economici, sia per chi vuole fare poligono che per chi vuole fare soft air. Sono essenziali a nostro parere per vari motivi di cui parleremo a brevissimo. Cosa più importante di queste cuffie è che troviamo tre microfoni in totale. Uno è quello ovviamente per le comunicazioni, che vi starà giusto davanti alla faccia quando andrete a parlare, e gli altri due sono posti sulla cuffia sinistra e sulla cuffia destra, e questi sono per i suoni ambientali. Cosa vuol dire suoni ambientali? Sostanzialmente quando andrete a mettere queste cuffie, e quando ci andrete a mettere ovviamente anche le mini stilo che vanno poste qui all'interno, andrete, accendendo le cuffie, a sentire tutti i suoni dell'ambiente che vi circonda, ovviamente un pochino più potenziati rispetto al vostro orecchio. Questa è una feature importantissima e soprattutto molto essenziale, e se non l'avete mai provata vi consiglio almeno una volta nella vita di provarla, perché vi cambia letteralmente il modo in cui giocate, il modo in cui percepite la partita, oltre a darvi l'udito dell'uomo pipistrello. Ci piace Batman, ci piace com'è. Questa funzione serve anche a proteggere le vostre orecchie da determinati suoni molto molto forti. In particolare coprono e vi fanno sentire suoni fino a 82 decibel, superiore a quello li vanno ad azzerare, quindi se sparate con il Tippmann, per esempio, che è un fucile molto rumoroso, lo va a azzerare, o peggio ancora, se vi tirano una bella stordente sotto i piedi, ovviamente modelli da soft air, o granate in generale, quel boato che vi farebbe un po' fischiare le orecchie viene completamente azzerato da queste cuffie. Quindi è una cosa molto interessante, soprattutto se giocate per esempio in urbano e il resto. Chiaro è che per avere questa funzione di azzeramento di suoni molto alti che vanno a dare fastidio al vostro orecchio è necessario che ci siano le batterie dentro e che queste siano cariche. La batteria di questi affari è fenomenale, anche perché dopo 4 ore che sono accese si spengono in automatico, quindi non avete la preoccupazione di esservele dimenticate accese e di ritrovarle con la batteria completamente morta. Ho il microfono che si vuole suicidare, ma io non glielo permetterò. Prende tra l'altro un modello mini stilo che è abbastanza comune, potete come al solito andarlo a rubare dai telecomandini della Wii U di vostra sorella o dal... è sbagliato. Ma anche se riusciste a averle completamente scariche, o se vi si scaricano mentre giocate perché le avete usate tanto, non avete le batterie di ricambio, potete comunque continuare ad utilizzare la radio. Perdete la facoltà di azzerare suoni molto forti che vengono da fuori e l'amplificazione dei suoni e ovviamente i microfoni esterni. Sono anche molto comode quando indossate gli occhiali, perché non vi danno problemi, avendo questa parte qui molto morbida. Isola bene le orecchie, non scaldano nemmeno più di tanto, quindi anche d'estate potete stare abbastanza tranquilli. Chiaro che questa parte in velcro è un pochino pesante, ma volendola potete andare a rimuovere, anche se l'archetto di metallo sulla testa non so quanto vi possa far piacere, soprattutto se avete un cappello questa cosa si va a risolvere. Un bel flex fit e il problema non vi tange. C'è la possibilità ovviamente di spostare il microfono dalla parte sinistra alla parte destra, anche perché se dovete andarvi ad appoggiare con la guancia sul calcio del fucile diventa un po' complicato, quindi potete anche andarla a personalizzare un po' come vi pare. Ve le avvicino un po' così vedete tutte le feature particolari, vi faccio vedere come si accendono, come si spengono, come si fa a rimuovere una cosa l'altra, eccetera eccetera.
come all'inizio del video, possono essere messe in questo formato ad ovetto. Sono super mega ultra comode. Tra l'altro adoro il fatto che abbiano incluso questo laccetto in velcro per tenere in ordine i cavi nel caso non lo vogliate usare con la radio, che vi permette poi di andarla a mettere qua sotto, comunque attaccarli in maniera comoda senza avere la preoccupazione di avere un cavo che vi penzola in giro. Dopo parleremo anche dei cavi, forse è l'unico punto a sfavore di queste cuffie. Potete poi andarle ovviamente ad aprire in questa maniera e andarvele a mettere in testa. Per regolarle non avete bisogno di andare teoricamente a smuovere tutta questa parte qua di archetto, ma semplicemente potete tirare questa parte qui. Sostanzialmente andate a tirar su e giù questo archetto in metallo che si pianta direttamente all'interno delle cuffie e potete andarla a regolare con le vostre orecchie. Molto comodo, nella versione nuova tra l'altro è molto più resistente, quindi evita di andarsi ad ammollare col tempo come sulle mie vecchie M32, e una volta che l'avete regolato quello rimane così, vi si bloccano in testa e non vi si muovono più. I vani batteria ovviamente sono sul lato posteriore, molto semplice, trovate il vano per le mini stilo e poi vi basta andarle a chiudere. Ci sono solamente tre tasti per andare a impostare i comandi, quello centrale è per accenderle, lo dovete tenere premuto per 3-4 secondi e poi dopo sentirete un bel beep e i microfoni si andranno ad attivare, e potete anche regolare il volume, ovvero quanto i microfoni sono sensibili e quanto forte sentite i volumi in radio, col più e il meno, qui c'è il più e qui c'è il meno. Come detto, questo microfono qui può essere andato a rimuovere, vi basta staccarlo e ovviamente staccare questo jack qui e andarlo a inserire dall'altra parte, c'è già l'attacco mini jack. Mi raccomando, non perdete questo pirullo qua perché evita che vi entri all'interno del jack tutta la sporcizia, quindi semplicemente li andate ad invertire. Molto carino anche l'interno della cuffia, questo è l'interno del padiglione. Trovate Earmore R e Earmore L, che sta a indicare right and left, ovvero sinistra e destra. Non scherzo quando vi dico che queste cuffie sono veramente, veramente molto comode. Personalmente ho provato un paio di questi modelli e questo anche con gli occhiali, anche con tutta l'imbardatura che abbiamo noi in testa, sono veramente molto comode. Un'altra cosa molto figa è che se non volete comprare direttamente le Earmore H32H per essere più corretti, ovvero questo modello qui che ha direttamente gli attacchi dal metto e non la banda superiore per mettervele in testa, questi modelli qui possono essere andati a modificare per montare direttamente sull'elmetto. Chiaro è che dovete comprare gli adattatori che non sono presenti nella confezione standard per questo modello qui, andate semplicemente a sfilare questa banda superiore dagli archetti e andate a montare gli archetti che si attaccano direttamente sugli attacchi laterali dei caschi appunto della Softair e poi dopo li andate a montare lì, quindi non c'è bisogno per forza di comprare quelle H o viceversa, basta comprare gli adattatori e voi prendendo un unico tipo di cuffia siete a posto. Parliamo adesso dei cavi, della cavetteria, del jack e di una parte e probabilmente anche l'unico punto dolente di queste cuffie. Come detto prima, abbiamo tutto un cavo che ovviamente connette le cuffie che va a sbucare in questo bel mega iper ultra jack. Molti di voi si staranno chiedendo come faccio io però a collegarlo alla radio. Vi serve un PTT, vi rispondo io. La Earmore ne produce tanti, si possono trovare di tanti modelli, chiaro che dovete prendere quello che è compatibile con queste cuffie che vi permette di passare da questo attacco qui all'attacco normale per radio. Che abbiate Midland, Baofeng, quello che è, ci sono gli adattatori, quindi possono essere andate ad adattare a determinati tipi di radio. Il problema più che altro è nella cavetteria, ovvero i PTT Earmore, come tutta la cavetteria, quindi questi cavi qua che si attaccano, sono molto molto fragili. Con questo voglio dire che se andate a tirare i cavi c'è una buona possibilità che questi si vadano a spaccare. Sono, diciamo, molto meno spartane come cuffie e come cavetteria, come attacchi sostanzialmente, di altri tipi di oggetti come questi. Ovvero, capita spesso che se montate un sistema di PTT, quindi di attacco rapido per aprire il canale e parlare in radio, se lo mettete magari in un punto dove prende delle botte, dove i fili si tirano perché magari ci passa sopra una cinghia di un fucile e il resto, ci sono buone probabilità che questo si vada a spaccare o perlomeno che non funzioni. Chiaro è che se vi si stira un cavo non si apre più il canale, quindi non potete più comunicare. La radio difficilmente smette di funzionare, però è abbastanza facile che ci siano dei problemi di attivazione del canale o di funzionalità che vengono a mancare. C'è da dire anche però che la Earmore offre un servizio di garanzia ottimo, quindi nel momento nel quale vi succede una cosa del genere voi prendete l'oggetto, lo rimandate indietro e loro ve ne fanno avere uno funzionante nuovo senza nessun tipo di problemi. Quindi ripeto, sì, c'è questo problema, però ve lo risolvono praticamente tutto loro a spese loro. Vi faccio vedere anche gli altri colori, queste
sono ovviamente quelle verdi. C'è anche il modello ovviamente grigio, questo bel grigione stupendo. Tra l'altro questo è il modello vecchio, che come potete vedere ha la banda superiore con la scritta Irmor, ma non è in velcro, quindi non si può andare a rimuovere. Se volete cambiarle, metterle su un elmetto, dovete letteralmente tagliare questa finta pelle, immagino, che è un po' una rottura di balle, perché letteralmente fate del danno alle cuffie. E infine troviamo il modello full black, molto molto carino. Vi cito brevemente anche le M31, come vi ho detto, sono le cuffie queste da poligono. L'unica differenza che c'è tra le M32 è che, oltre al fatto che questo ha la vecchia fascia superiore, è che non è presente il microfono, perché sono fatte proprio per il poligono, quindi eliminare i suoni forti degli spari, e tra l'altro hanno un attacco jack, come potete vedere, quindi le potete attaccare direttamente al telefono se volete ascoltare la musica mentre sparate alle sagome. Il funzionamento è il medesimo, batterie sempre nello stesso posto, sono personalmente molto comode, a me piacciono parecchio perché sono comode soprattutto con gli occhiali quando abbiamo della roba in testa. Non si vanno a smollare e rimangono salde. Visto che so che molti di voi sono veramente smanettoni e ci tengono particolarmente all'attrezzatura che prendono, vi dico già che il ritardo del microfono, quindi quanto ci mette il microfono a percepire un suono e riportarlo in orecchio, è impercettibile, è veramente molto veloce, quindi non avete ritardo magari da quando sentite un suono a quando effettivamente la cuffia ve lo ripropone sotto forma di audio in cuffia, per l'appunto. È veramente molto veloce, sono fatte per chi effettivamente deve operarle in contesti tattici o comunque al poligono, quindi sono stati veramente molto bravi. Un piccolo problema che potreste riscontrare all'inizio, soprattutto se siete in gioco, quindi in una partita di software, è che magari determinati passi che sono un pochino più lontani da voi potrebbero essere percepiti più vicini. Chiaro è che è sempre meglio scambiare un sasso per un orso che un orso per un sasso, quindi è molto meglio sentirli più vicino che più lontani. Basta farci un attimino l'abitudine e ricordarsi di portarsi sempre delle batterie dietro, perché anche se il canale audio ovviamente per comunicare in radio funziona anche senza batterie, averle completamente sulle orecchie, che vi va a tappare completamente o perlomeno quasi completamente i suoni, diventa un po' un casino, in quanto se vi siete abituati a sentire passi che sono a 20 metri da voi, a 5 metri, passare da non sentire proprio niente potrebbe essere un po' un problema. Personalmente queste cuffie le adoro, le ho usate tantissimo. L'unica cosa che me le fa usare con veramente tanta parsimonia è il fatto che la cavetteria su queste cose è molto molto sensibile, bisogna starci attenti, basta pensare a un setup abbastanza buono, far sì che i cavi non vengano stiracciati come delle bestie e il gioco è fatto. In poche parole, vi basta mettere un minimo di testa quando lo utilizzate e non semplicemente dare dei tironi alla roba come non fareste principalmente con nessun tipo di cavo elettrico. C'è un bambino che piange davanti al negozio come se gli avessero strappato i piedi. Come detto, trovo che queste cuffie siano estremamente valide, le ho utilizzate, ne ho comprate 4 paia perché 2 sono andate perse e quindi ho voluto ricomprarle subito perché non potevo vivere senza. Sono cuffie estremamente valide, io sinceramente non riesco quasi a giocare senza, soprattutto con giocate lunghe, soprattutto quando ho voglia di non dovermi concentrare iper ultra sull'udito, ma loro fanno il lavoro per me ed è veramente molto comodo. Il primo giorno che le ho comprate ho passato la giornata in casa ad ascoltare i rumori riprodotti dalle cuffie al posto di sentirli naturalmente. Se siete interessati a saperne qualcosina di più, trovate tutte le specifiche tecniche in descrizione, vi basta cliccare sui link che ci saranno appunto in descrizione, che vi porteranno sul Monopoly Softel Shop, il negozio che ovviamente mi sponsorizza e che mi permette di fare questi incredibili video. Se ci sono dei modelli di cui non abbiamo parlato, dei colori che non ho citato, potete chiederci le cose nei commenti, siamo lì pronti a rispondervi. Vi invito anche a venirci a seguire sui nostri Instagram, perché pubblichiamo una marea di contenuto, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché vi daremo una notizia molto breve. Vi ricordo che settimana prossima usciranno gli speciali Stanza delle Armi e Roulette Russa, quindi vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e anche a mettere mi piace al video, perché crepi l'avarizia, insomma. Qui da Red è tutto, spero di avervi fatto compagnia in questo soleggiato sabato, almeno spero che ci sia il sole, perché io lo sto girando di martedì il video, quindi non ho modo di saperlo. Qui da Red è tutto e stay angry!